sabato 12 maggio 2018, Roma e l'Italia riprendono a correre. Apriamo finalmente la metro, la stazione San Giovanni della metro C. Questo è un momento importantissimo per Roma e per l'Italia. Abbiamo sbloccato, dopo anni di fermo, i cantieri e i lavori che interessavano questo importantissimo snodo della capitale. Adesso Roma ha una bellissima e unica stazione museo al mondo. Io credo che i romani e gli italiani tutti dovrebbero essere orgogliosi di questa stazione, orgogliosi di quello che sta accadendo. Iniziamo a guardare con fiducia al futuro. Si può fare, le cose a Roma si possono fare bene. Questo deve essere un traino anche per l'Italia. Abbiamo sbloccato una serie di opere, abbiamo portato, lo sapete, la Formula E a Roma. Se ne parlava da anni, tanto parlare in effetti c'è stato a Roma. E finalmente noi iniziamo a fare le cose. La Formula E dimostra come per esempio un'altissima tecnologia possa essere assolutamente compatibile in città. Così come abbiamo sbloccato lo stadio, anche lì, lavori che sono stati rivisti per applicare le migliori tecnologie, i migliori standard energetici a un'opera urbanistica importante, e lo abbiamo fatto e l'abbiamo sbloccato, e si può fare così. Allo stesso modo abbiamo sbloccato questo importantissimo snodo che per i romani sarà veramente una svolta in tema di mobilità, una svolta perché le imprese vedono che a Roma si può lavorare, lo sviluppo è possibile. Ecco, quello che noi stiamo dimostrando è che nonostante tanti lavori, tante cose abbiamo trovato bloccate, piano piano stiamo dipanando la matassa, e questo per noi è veramente fondamentale. Siamo orgogliosi di quello che sta accadendo, ringraziamo chiaramente tutti i lavoratori, gli operatori, gli enti finanziatori, i tecnici che sono riusciti a rimettere in moto un progetto importante. Allo stesso tempo dobbiamo dire che guardiamo al futuro della metro C. Lo abbiamo fatto attraverso un confronto con i cittadini, come sapete all'interno del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, la metro C era una parte importante. I cittadini ci hanno confermato di voler continuare, e quindi quest'opera continuerà, andrà avanti, non si ferma. Quindi insomma siamo qui ad annunciare questa svolta, direi, per Roma e per l'Italia.